Nuove sirene d'allarme a Tel Aviv e nel centro di Israele per i razzi lanciati da Gaza. Lo ha rilevato l'ANSA nel luogo in cui si sono udite nel cielo numerose esplosioni dovute ai razzi. Intercettati dall'Iron Dome. Il numero degli israeliani dopo l' a Gaza è salito a oltre 150. Mentre i feriti sono 1100. Lo ha riferito la televisione israeliana. L'ultimo bilancio parla di oltre 100 e 900 feriti. Invece, 50 israeliani sono stati tenuti in ostaggio dai miliziani di Hamas. Scontri tra miliziani armati di Hamas ed esercito israeliano sono in corso nei kibbutz di Be'eri e Raim, vicino alla striscia. A Raim un veicolo della polizia è stato colpito da un carro anticarro e si registrano vittime. Video a Gerusalemme. Incredulità e attesa la risposta a Israele si è concretizzata in attacchi lanciati con decine di aerei su Gaza che hanno colpito 17 complessi militari e 4 centri comando operativo appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas nella striscia. Sono almeno 198 le persone uccise a Gaza, lo ha dichiarato il Ministero della Sanità dell'enclave palestinese, dopo che militanti di Hamas hanno lanciato una raffica di razzi contro Israele, che ha risposto con attacchi aerei. Il governo italiano ha affermato seguire da vicino l' in Israele, condannando nei termini più forti il terrorismo e la violenza in corso contro civili innocenti e dando sostegno al diritto di Israele difendersi. Intanto il premier Meloni ha convocato un vertice con ministri e servizi per fare il punto su quanto accaduto nelle ultime ore. Anche in Italia è stata aumentata la sorveglianza su obiettivi israeliani sensibili. A Roma, in particolare, è stata rafforzata la sicurezza nella zona del ghetto ebraico, con la sinagoga in primo piano e poi l'ambasciata e le altre residenze diplomatiche. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid si è offerto di formare un governo congiunto d'emergenza, lo riferisce Sky News, secondo cui l'offerta è stata presentata al primo ministro Benjamin Netanyahu. Il nostro popolo è stato svegliato dal suono delle sirene, degli spari e delle esplosioni. Gli attacchi missilistici contro civili innocenti sono implacabili. Il mondo intero deve stare con Israele mentre ci difendiamo dal terrorismo, ha detto Lapid. Netanyahu e altri funzionari della sicurezza si sono riuniti oggi per un incontro di emergenza. Video Netanyahu non è un'operazione. Siamo in domani pomeriggio alle 15. 21 ore italiana. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione d'emergenza a porte chiuse sulla situazione in Medio Oriente dopo i drammatici attacchi contro Israele. Il presidente Joe Biden ha chiamato Benjamin Netanyahu per assicurare che gli Stati Uniti siano al fianco di Israele e sostengano il suo diritto alla difesa. Lo si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro israeliano. Netanyahu, si legge nella nota, ha ringraziato Biden e ha previsto che, dopo una potente e prolungata campagna militare, Israele avrà la meglio. Il vice leader Hamas Saleh.